Buongiorno, buongiorno a tutti. È 10 dicembre 2021, un buon venerdì particolare al coordinatore comunale Fratelli d'Italia Città di Terni, Marco Celestino Cecconi. Buongiorno Marco. Paolo, buongiorno. Lo hai annunciato, come dire, richiamando tutti a seguire la nostra rassegna stampa. Questa mattina è una rassegna stampa mattutina. Siamo in onda appunto a quest'ora. Io ti lascio la parola per l'introduzione che fai e devo dire che sta riscuotendo la giusta attenzione. Vai pure. Sì, Marco, come ogni mattina mettiamo a disposizione dei nostri amici poi ad affrontare, prima fra tutti AST, fermata ridotta per Natale, in alcuni reparti solo stop sindacale. Niente cassa integrazione, a chi non vuole usufruire delle ferie sarà utilizzato in altre mansioni. Dopodiché passiamo sempre dalle pagine del Corriere dell'Umbria, ma una notizia che riguarda più da vicino le famiglie della nostra città, le famiglie della nostra regione, ma le famiglie italiane in genere, perché i rincari peseranno circa 800 euro a famiglia, una stangata di fine anno che incide inevitabilmente anche sullo shopping delle feste. Passiamo poi alle pagine del Messaggero. Dalle pagine del Messaggero, canoni idrici, arriva l'ok definitivo dalla regione, 800.000 euro per il canottaggio e tiro con l'arco. Ricordiamo che era una notizia che avevamo affrontato nel corso della rassegna stampa, ci eravamo anche inseriti con un cosiddetto fazzoletto che avevamo inserito nella nostra rassegna stampa, e questo fazzoletto oggi prevede per l'appunto questa buona notizia. Passiamo poi sempre alle pagine del Messaggero, questa volta una notizia che ci riguarda tutti: rifiuto selvaggio e regolamenti violati, resi noti i nomi dei multati in un mese. I nomi dei multati che saranno presenti all'interno del sito online del Comune di Terni, che prevede anche la presenza dei dati di famiglie e imprese sanzionate. Dalle pagine invece dei siti online, Terni Today, Umbreon, Terni in Rete, da Terni Today il progetto dello stadio Clinica, che riguarda il progetto dello stadio Ternano e della clinica voluta e la cui volontà è espressa in maniera molto chiara dal patron Bandecchi, che è arrivata addirittura in Senato, l'iter. Umbreon, furti al villaggio Polimer, quindi continua l'odiosa presenza di questi furti, soprattutto durante il periodo natalizio, dove ricordiamo molte persone inevitabilmente lasciano le loro case incustodite per raggiungere parenti o andare da parenti fuori dalla città, e è il momento migliore per questi furti e soprattutto per questi malandrini che commettono. Malandrini naturalmente in senso ironico, perché sono dei veri e propri farabutti. Da Terni in Rete invece la notizia che riguarda quelli che sono i bandi per i giovani istituiti dal Comune di Terni. Andremo più nello specifico nell'andare a vedere quali sono le categorie e quali sono i bandi. Io lascio a te la parola, Marco, per avviare la nostra rassegna stampa mattutina. A te la parola. Direi che sei stato particolarmente puntuale e direi di cominciare con la prima notizia, che è quella della fermata ridotta per Natale. Ora, questa notizia che potremmo, come dire, commentare molto molto rapidamente, salutiamo tutti coloro che si sono collegati. Bene, dico, questa notizia è una notizia che ci fa riflettere invece, a noi che la vicenda AST l'abbiamo seguita dal 2014, la seguiamo dal 2005, la seguiamo da quando siamo nati. In verità parlo per me, che ho qualche anno più di Paolo, ma anche Paolo è molto attento su questa questione. I genitori sono stati impegnati per via sindacale a seguire anche queste vicende. Bene, dico, io che ci sono cresciuto, visto che mio padre ne è stato anche capo del personale, è ovvio che ogni tema che viene trattato sulle acciaierie, le chiamerò sempre così, a me interessa particolarmente. La fermata è ridotta per quello che riguarda oggi la richiesta di metallo e la richiesta di acciaio inox, evidentemente i forni, evidentemente il materiale, evidentemente le produzioni servono
i prezzi sono in salita, i fatturati aumentano, gli utili, ci dice ThyssenKrupp che sta vendendo ad Arvedi, sono importanti, quindi tutto va nella direzione giusta. Devo dire che ho parlato con uno dei segretari delle confederazioni sindacali che abbiamo invitato, peraltro, al nostro webinar che ha avuto molto successo con il senatore Zaffini, il senatore Urso, un intervento molto breve anche del presidente del Consiglio Squarta, con tutti i segretari delle confederazioni sindacali che interloquiscono alle acciaierie. Insomma, è stato un momento molto interessante che noi per primi, unici, abbiamo preso ancor prima che si conclamasse ovviamente l'esito della vendita, e che ci ha permesso, in tandem con le organizzazioni sindacali, ponendoci anche al loro ascolto, di portare al Parlamento della Repubblica, in Senato in particolare, delle interrogazioni specifiche che hanno avuto e hanno dato un contributo a che la vicenda piano piano si dipanasse. Il 22 di dicembre ci sarà il responso dell'antitrust, ma nel frattempo, dicevo, c'è questa fermata ridotta che ci fa riflettere su un altro aspetto, parlando, come dicevo, con uno dei segretari dell'organizzazione sindacale. E dice: allora, noi che cosa succede qui alle acciaierie? Compriamo delle brame dall'Indonesia, compriamo delle brame da altre parti per le lavorazioni che poi vengono fatte, lavorazioni a freddo. Riflessione ambientale. Noi compriamo delle brame che vengono prodotte in paesi in cui il livello di inquinamento, a proposito di economia, che deve in qualche modo recuperare in questa bulimia da globalizzazione anche l'etica delle produzioni. Che vuol dire? Vuol dire che noi in Europa, noi in Italia, noi a Terni, in particolare a Terni, produciamo una qualità di acciaio e soprattutto di acciaio inossidabile e soprattutto con i forni elettrici, che nonostante ci sia un livello di impatto ambientale che debba e possa essere migliorato, di sicuro, le acque di raffreddamento, le infiltrazioni in falda, le discariche, quindi ce n'è di molte da fare. Nonostante questo, noi produciamo un acciaio, consentitemi, il ragionamento mi pare organico e chiaro, a basso impatto ambientale rispetto alle produzioni di quei paesi dove si usa il carbone, non ci sono nessun tipo di filtri e controlli, le produzioni sono ad altissimo impatto ambientale. Quindi noi non facciamo commercio e non facciamo attività industriale etica. Di sicuro non la facciamo nella direzione di diminuire le emissioni nel mondo, perché se noi comperassimo o approfittassimo di produzioni, che ne so, europee o nazionali, di sicuro questo impatto diminuirebbe a livello complessivo nel mondo. Ecco, questa è un'osservazione che facevo con uno di questi segretari che saluto, poi gli manderò il video, e mi pareva corretto introdurla al ragionamento. Seconda notizia che abbiamo messo in scaletta, che abbiamo selezionato, è una notizia altrettanto interessante, ma di genere, come vedete, completamente diverso, che va nella direzione di constatare che sta esplodendo il mondo. Voli internazionali più 30 per, più 36%, gas, metano per auto, telefoni fissi, macchine fotografiche, latte, margarina, addirittura beni essenziali, carne, ovina e caprina, insomma, ce n'è per tutti. E sta roba, secondo questa inchiesta, produrrà una spesa maggiore di 800 euro a famiglia, un'inflazione direi galoppante, una diminuzione del potere d'acquisto dei salari gigantesca. Ragazzi, questo è uno dei problemi principali. Questo è il problema per il potere d'acquisto delle famiglie. Terza notizia, è dal Corriere dell'Umbria questa notizia. Terza notizia, c'è finalmente la stabilizzazione del ristoro dei canoni idrici. Lo dice nel titolo, lo dice il Messaggero, c'è chi tira un sospiro di sollievo, si legge nel catenaccetto
al centro articolo a Piedilugo potrà essere di fatto il campo da regata per le gare internazionali. Anche noi in verità temevamo, anche se sta storia del rifacimento del campo di regata e dell'attuale centro remiero va avanti, posso testimoniarli in forma diretta, dall'anno 2014. In 6 anni, 7 anni, in alcuni paesi avrebbero fatto il ponte sul canale, sullo stretto che separa la Cina da Taiwan. E diciamo i cinesi avrebbero degli interessucci anche relativi a farlo, perché magari se la vogliono pappare come si stanno pappando il resto del mondo. Ecco, questa è una notizia che stabilizza il quadro. Si inserisce in questo quadro appunto anche il tiro con l'arco che si era a suo tempo candidato a riscuotere una parte di questi fondi. Andiamo avanti, Paolo, con le successive notizie. Io devo dire che sta roba mi lascia un po' sconcertato. Ho vissuto direttamente. Allora, che ci sono delle persone incivili? La risposta è sì. Ci sono dei soggetti che meriterebbero, come dire, il pubblico ludibrio sulla pubblica piazza perché nascondono la propria spazzatura anziché buttarla nel proprio palazzo, la buttano nei secchioni dei vicini. Insomma, c'è follia anche su questo? Sì. Beh, adesso io il nome dei multati del mese in una sorta di lista di proscrizione, non lo so, insomma, francamente. Questa roba mi lascia del tutto interdetto. E questa è pubblicata all'albo pretorio del comune. Ci sarà sicuramente qualcuno che andrà lì a ravanare, a vedere, no, i nomi in questa città in cui tutti si fanno gli affari di tutti. Insomma, io non lo so. È una notizia, noi l'abbiamo data, noi facciamo i cronisti, l'abbiamo detto. Sul Messaggero si legge che è stato, come dire, prodotto l'albo dei proscritti. Poi, se ha torto o ha ragione, perché mi risulta che più di qualcuno abbia fatto ricorso, perché l'associazione tra la mala gestione del proprio rifiuto e il fatto che questo cittadino abbia materialmente compiuto il reato nello smaltimento errato, erroneo dei propri rifiuti, l'associazione non c'è, perché io scendo anche magari alle 11 di sera in ciabatte, lascio i miei rifiuti nel secchione o vicino ai secchioni del mio palazzo, del mio condominio, della mia casetta isolata, dopodiché questa roba diventa di fatto nella custodia della municipalizzata. Quindi passa il malandrino, carica la roba dentro la macchina, perché sai, gli scherzi, le invidie, le cose, eccetera, sono tante. Butta questa spazzatura con uno scontrino e con un nome che mi si rifà al mio indirizzo e a me stesso, e allora qualcuno viene a multare me perché qualcun altro se ne è approfittato e ha creato per me delle condizioni negative. Insomma, sta roba è francamente difficile da digerire, e soprattutto ci sono delle persone che hanno fatto il ricorso. Vedremo che succede. Poi ci sono le pagine di digitali, ci sono le testate digitali, Terni Today in particolare. Salutiamo Sandro Di Michele che si è aggiunto insieme ad altri al nostro gruppo di affezionati. E non solo, perché via via ce n'è sempre qualcuno di nuovo. Bene, dicevo, parte, qui c'è scritto così, il progetto sta, parte significa Ternana, leggo il titolo, Ternana, il progetto stadio e clinica presentato in Parlamento, ecco lì. I tecnici della Ternana, il presidente Bandecchi in Senato e alla Camera con il faldone dedicato alle nuove strutture. I tecnici della Ternana, il presidente Stefano Bandecchi in Parlamento per la presentazione del progetto Stadio Clinica, giornata a Roma, giovedì per la delegazione Rossoverde in vista dell'aggiornamento del leader amministrativo per la realizzazione delle nuove strutture. A fare il punto della situazione è stato lo stesso padron Bandecchi tramite un post sui social. Il faldone con le due strutture connesse è stato presentato nelle sale del Senato e della Camera direttamente dal responsabile dei lavori Sergio Annibaldi tramite i progetti su carta. Ecco i numeri, le coperture, gli sviluppi sia del nuovo stadio del Rossoverde che della clinica. E quindi un altro sasso nello stagno è stato lanciato. Umbria On, su questo noi ci eravamo espressi e ci siamo espressi con chiarezza, invitando Coletto a fare la sua parte e facendo passare un messaggio, devo dire, ad oggi unico tra i vari messaggi più o meno in politichese che sono passati, il messaggio nostro è una questione di convenienza per tutti. Se cresce Terni, vince l'Umbria. Questo è un fatto, come dire,
quantitativamente importante e quantitativamente incontrovertibile: se cresce il Sud, vince l'Italia. Quindi, come dire, rapportandoci al nostro territorio, è esattamente lo stesso meccanismo. Umbria On invece ci riporta con i piedi molto, molto più per terra ad una raffica di furti a Villaggio Polimer. Dicono i cittadini: siamo preoccupati, almeno 5 colpi noti compiuti o tentati negli ultimi giorni. Qui ci vivono molti anziani e persone sole, le vittime preferite. Andiamo a leggere quello che ci dice un po' il testo. Furti a segno e tentati in serie nella zona di Villaggio Polimer a Terni, almeno 5 gli episodi noti che hanno destato forte preoccupazione fra i residenti, unitamente ad altri avvenuti in aree limitrofe al quartiere. Il primo risale a qualche settimana fa, compiuto spesso presso l'abitazione dove vive una donna. Sembrava un episodio isolato, invece negli ultimi giorni il fenomeno ha subito un'inquietante accelerazione. Domenica 5 dicembre, racconta una residente della zona, sono state visitate due case. Il giorno seguente è stato tentato un altro furto presso un'abitazione bifamiliare. In quel caso i malviventi erano fuggiti, mentre martedì 7 dicembre di pomeriggio hanno messo a segno un colpo in un'altra casa. Evidentemente qualcuno ha ritenuto quella zona degna di attenzione. Io spero che questa allerta data dai cittadini stessi e anche modestamente da noi per quello che possiamo sia sufficiente per far drizzare le antenne a tutte le persone, perché dove ci sono le persone per bene, le persone per attente e vigili, le persone per male non si avvicinano. Ultima notizia che invece diamo da Terni in rete. Il comune pubblica tre bandi rivolti ai giovani. Questa è una cosa, come dire, importante. Andiamo a leggere di cosa si tratta. La Giunta Comunale di Terni, in collaborazione col mondo scolastico, ha deliberato la pubblicazione di tre bandi per le associazioni del territorio rivolti ai giovani dai 14 ai 19 anni. Un bando, si legge nella delibera, riguarda la progettazione e la realizzazione di laboratori giovanili che favoriscono lo sviluppo di abilità e l'incontro collaborativo tra i giovani nella risoluzione dei problemi, nonché l'integrazione degli adolescenti nel tessuto sociale, promuovendo atteggiamenti di partecipazione e critica costruttiva. Un altro è specifico nella formazione per adulti, ovvero per gli operatori di settore, al fine di approfondire la conoscenza delle problematiche legate al mondo giovanile in diversi ambiti. Un ultimo bando è finalizzato alla conoscenza della lingua inglese. Ecco, quest'ultimo lo vedo particolarmente concreto e rivolto realmente a qualche cosa di particolarmente utile. Noi abbiamo finito perché oggi, tra l'altro, è venerdì, è una giornata particolare di questa settimana spezzata dal mercoledì di festa. C'è Paolo che mi guarda con occhio, come dire, particolarmente torvo perché sta facendo l'elenco di tutte le cose che deve fare, mi ha fatto vedere un elenco di centrali che il suo brand, il brand per il quale lavora, dovrà in qualche modo, faremo un gioco a quiz, centrali, energia, quindi faremo un gioco a quiz per far capire di cosa si occupa anche Paolo Claudiani, se chiaramente lui lo consentirà. Bene, abbiamo quindi la prima puntata di questa caccia dal tesoro, centrali ed energia, lasciamo questi due indizi per salutarvi affettuosamente a tutti, salutare affettuosamente chi ci segue e rinviare il nostro pubblico o coloro che sono affezionati o coloro che ci seguono a lunedì, quando riprenderemo puntuali la nostra rassegna stampa. Nel frattempo, un'ultima cosa: il tesseramento di Fratelli d'Italia si conclude per l'anno 2021 il 31 dicembre. C'è la possibilità di agganciarsi al sito di Fratelli d'Italia, basta digitare tesseramento Fratelli d'Italia su Google e appare il link, per svolgere in autonomia il, come dire, semplice percorso per iscriversi al circolo territoriale di Terni, circolo territoriale di Terni, perché ci sono due opzioni. Noi stiamo a Terni, promuoviamo le iscrizioni nel territorio della nostra città, del nostro comune, circolo territoriale Terni. Collegarsi è molto semplice, quindi invitiamo tutti che volessero a svolgere questa semplice operazione. Vedo Paolo già attivo, ecco qua che sta selezionando il link, c'è la festa di Atreju, ricordiamo, fino a domenica, eccolo che lo sta trovando, appena lo trova lo mettiamo in onda. Un attimo di pazienza perché non tutto è facilissimo in questo mondo complicato, eccolo qua, è molto semplice, è un menu guidatissimo,
è un menu guidatissimo, è sufficiente fare ciò che viene indicato nelle opzioni che sono in fondo. C'è tessera, si pagano 10 euro, è il primo link tesseramento che va cliccato, la prima riga che va cliccata tesseramento, si pagano 10 euro e con una carta di credito, con un bancomat o con una PostePay, insomma con quello che si vuole di magnetico che sia, e si procede alla propria iscrizione. Io ringrazio tutti, ringrazio Paolo, ringrazio gli amici che ci hanno seguiti, quelli vicini, soprattutto quelli che sono stati in onda insieme a noi, e quelli lontani che ci seguono con un occhio particolare e sicuramente particolarmente benevolo. Grazie Paolo, grazie a te, grazie a tutti, buona giornata. Grazie a te Marco, grazie a tutti e buon weekend.